Oggi mi ha chiamato il direttore della banca principale. Mi vuole vedere oggi stesso. Dice non c'è tempo da aspettare. Devo correrla. E di fretta per carità. Dice annulli tutti gli impegni che ha preso di già. Mentre salgo le scale, il fiato mi viene a mancare, ma mi accoglie finalmente la segretaria sempre sorridente. Eccolo improvvisamente, saluta e dice poco niente, mi fa poi accomodare e si mette poi a parlare. Vede ultimamente, ho osservato il suo conto corrente, per non parlare poi del mutuo che ha con noi. Non è un fatto personale, ma non c'è altro da fare. Sono dispiaciuto, ma deve rientrare, deve rientrare, deve rientrare, non c'è altro da fare, con l'intero ammontare, per l'intero ammontare, solo rientrare, non mi faccia dannare, ora se ne può andare. Imperativo mi porti il contante e qualche assegno purché sia sonante. Le lascio una settimana, ma che ha, che faccia strana. È un incubo, non so cosa dire, non ho avuto il tempo di reagire. Fino a qualche mese fa diceva usi il fido in tranquillità. Conosco la sua aziendina, ci penso io a metter la benzina, la facciamo decollare, ora invece me la fa schiantare. No, oh no, per strada e pensare a cosa fare, aria fresca per la mia mente, nervi saldi per affrontare. Cammino da un bel po', vedo il traffico che va, non si ferma mai, neppure per tutti i nostri guai. Ad un tratto un botto, qualcuno è andato sotto, mi avvicino di corsa al misfatto e ci atterra un uomo tumefatto. Nel viso sangue e terrore e mi accorgo è il direttore. La testa gonfia come un pallone e vorrebbe anche parlarmi, ma lo stoppo subitamente e mi sovviene alla mente. Imperativo, 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 non mi faccia dannare, non mi faccia dannare. Devo rientrare, devo rientrare, devo rientrare, non la posso aiutare, devo rientrare. Devo rientrare, devo rientrare, non c'è.
c'è altro da fare. Questa storia è che in un lampo raffiora sempre la memoria e che prima o poi, certamente, in un modo o nell'altro, si rientra inevitabilmente.